Salve a tutti, andiamo a vedere adesso un altro parte di tutorial per il plugin Optical Flares, in particolare la numero 10. E questo non so bene come spiegare la parola, praticamente servirà per assottigliare il bagliore o la scala delle luci in presenza, per esempio, di una scritta vicino ai lati. No, non riesco a spiegarlo bene, quindi andiamo a vederlo. Allora, prima di tutto, creiamo un nuovo livello. Ok. Anzi, no. Iniziamo prima con il testo. Testo. Scriviamo qualunque cosa. E scrivo Marco. Chi indovina perché Marco vince un premio? Ma scherzo. Poi livello nuovo. Luce. Ok. Punto. Mi raccomando, deve essere su punto. Ok. Vado a spostare qua in alto e la vado a duplicare. Per duplicarlo faccio o CTRL D o Command D se si usa Mac, o se no, dopo aver selezionato il livello, modifica, copia e poi incolla, o se no duplica direttamente come ho detto, Command D o CTRL D. Quindi la modifica, la vado a spostare più in basso. In basso. Ok. Ok, va bene qua. Creato le prime 5 luci, le selezioniamo tutte e 5. CTRL D di nuovo e le spostiamo più là, CTRL D di nuovo. Ok, command CTRL di nuovo, le spostiamo. CTRL D, le spostiamo. CTRL D, le spostiamo. CTRL D, spostiamo. Come ci si diverte. Ok, fatto. A questo punto, per esempio, facciamo una cosa. Andiamo da luce 50, non S, alla luce 1, alla prima luce che ho messo. Mi seleziono tutti cliccando prima sul primo, poi tenendo premuto Shift, la freccetta all'insù per fare il maiuscolo, clicchiamo sull'ultimo, in questo modo ci risoluziona tutto. Clicchiamo su questo simbolino qua, in modo che diventi così nascosto, e clicchiamo su questo qua, che sarebbe nascondi tutti i livelli per i quali è impostata l'opzione in attivo. Clicchiamo e vedete che ci nasconde, ok? In questo modo si vede solo la scritta. Creiamo un nuovo livello. Con CTRL Y applichiamo Optical Flares e mettiamo come modalità Track Lights, in questo modo ci traccia le luci e ovviamente andiamo a diminuire la scala che è eccessiva. Prima di tutto vado subito a modificare in opzioni, vado a prendere uno che ho già fatto io, che è questo qua. È semplicemente c'è un bagliore più streak che è impostato su come 5 parti, come in modo che ce ne sono 5, simmetria 0 e poi la rotazione. Quindi vi faccio vedere come ho fatto. Nascondo questo qua. Allora, si crea questo. Copia, si mette 5. Vedi che però in realtà ce ne sono 10 perché c'è simmetria a 100, allora lo sposto a 0 e cambio l'angolo, l'aumento. Ok, vedete che così però è un pochino storto. Allora vado a ruotare tutto, position in questo modo, e poi su length, che è lunghezza, vado ad abbassare. In questo modo
tengo questa, ok. Eccola qua. Allora, vado a passare il bagliore a 20, per esempio. No, troppo poco, vabbè. Adesso abbassiamo la scala invece a 20, il bagliore a 50, vediamo com'è. Ok, abbassiamo ancora un po' la scala a 10, per esempio. Aumentiamo il bagliore. Ok, vediamo. Ok, perfetto. Va bene comunque. Posso aumentare anche la scala a 15. Ok, perfetto. A questo punto mettiamo su normale, su modalità di per aggiungere, su scolora. Ok, a questo punto se faccio il rendering, vedete che alcune luci sono o vicine o sopra la scritta. Per fare diminuire, come ho detto, quelle vicine, dobbiamo andare su questa opzione di Optical Flares. Clicchiamo su, per esempio, andiamo a guardare, vedete questa qua. Sulla R che è molto vicina, andiamo su custom, sì, foreground layers, layer 1 e impostiamo la scritta Marco. In questo modo vedete che questo è diminuito, io non ho proprio ben capito qual è la funzione di questo oggetto, però vedete, potete qua modificare il radius. Di meno. Io comunque ve la faccio vedere, quindi in questo modo quando qualcuno capirà qual è la sua utilità me lo dirà. Beh, comunque io vi ho detto che vi faccio vedere tutte le funzioni, quindi ve l'ho fatta vedere. In questo modo ci potrete lavorare anche voi sopra. Questo purtroppo era l'ultima parte del tutorial, quindi anche questo tutorial è finito. Oh, mi metto a piangere adesso. No, scherzo. E quindi basta però. Metterò anche sempre in questo tutorial degli effetti che si possono fare con Optical Flares, e se voi sapete dato che non conosco comunque tutte le funzioni di questo plugin, come avete visto, se ne sapete qualcuno, ditemelo. Grazie.